Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il commento del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a quanto accaduto in Belgio, a Bruxelles, dove ci sono stati degli attentati. Attualmente il conto è di 34 morti, ma sicuramente una conta destinata ad aumentare, così come quella dei feriti, attentati che si sono verificati sia nell'aeroporto di Bruxelles che all'interno della metro, una città praticamente bloccata, quella che è un po' la città simbolo della Unione Europea. D'Alfonso, il presidente della regione, ha detto: inorridisco guardando le immagini che provengono dal Belgio, Bruxelles, la città che più simboleggia l'unità dell'Europa e nella quale per tante volte ho rappresentato gli interessi dell'Abruzzo, è ferita da chi vuole macchiare di terrore le nostre vite. Non ci lasceremo condizionare, ha continuato D'Alfonso. Oggi esprimiamo il nostro lutto per le vittime e la nostra solidarietà al governo belga, ma già da domani si ricomincia a lavorare per un'Europa sempre più unita, nella quale l'Abruzzo possa giocare un ruolo di primo piano. Tra l'altro, questa mattina all'interno del Consiglio regionale è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del Belgio e dell'incidente stradale avvenuto in Spagna, a Barcellona, dove hanno perso la vita 7 ragazze italiane in Erasmus, e poi nella conferenza Capigruppo è stato stilato un documento contro il terrorismo. Chiudiamo questa pagina dedicata agli attentati di Bruxelles e torniamo nella nostra regione, ma restiamo alla cronaca nera perché c'è ancora un incidente mortale in Abruzzo. Questa volta a perdere la vita è un operaio pescarese che stava lavorando in una ditta di prefabbricati di Tortoreto. Francesca Romana Testi. Incidente sul lavoro a Tortoreto, in un'azienda di prefabbricati lungo la strada provinciale Bonifica del Salinello. Un 36enne della provincia di Pescara è morto schiacciato contro una trave del soffitto mentre lavorava sul cestello di un carro ponte che lui stesso manovrava. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10:30. Qualcosa non ha funzionato nel controllo dei comandi o nell'impianto idraulico del braccio elevatore. Il cestello è stato proiettato verso l'alto all'altezza di circa 10 metri e l'operaio è finito contro una delle travi in cemento del soffitto. A nulla sono valsi i soccorsi immediati, prima dei colleghi, poi del personale sanitario del 118, che aveva anche fatto decollare un elicottero da Pescara, poi rientrato. Il medico e i paramedici sul posto hanno tentato di rianimare l'operaio più volte e a lungo, ma inutilmente. Il carro ponte è stato posto sotto sequestro e sull'incidente la procura teramana ha aperto un'inchiesta. L'incidente è avvenuto nella RDB prefabbricati di Contrada Saline. La vittima è Federico Agostinone di Montesilvano. E proseguiamo con la cronaca. Rapina in banca questa mattina a Pescara, in azione attorno alle 10:30 nella filiale Caripe di via Tiburtina. Due uomini disarmati che sono fuggiti con un bottino di circa 15.000 euro. Secondo le prime informazioni, una volta entrati nell'istituto, i rapinatori hanno intimato ai dipendenti di consegnare il denaro in cassa e poi si sono dati alla fuga. Non è chiaro al momento se si siano allontanati a piedi o se ci fosse un mezzo ad attenderli all'esterno. Sul posto è intervenuta la polizia con la squadra volante mobile e scientifica. Restiamo a Pescara perché bagarra all'interno del Consiglio Comunale sul caso Mare Inquinato e soprattutto sulle intercettazioni telefoniche diffuse sui quotidiani regionali nelle scorse ore. Il centrodestra chiede a gran voce le dimissioni del sindaco Alessandrini, ma il sindaco risponde che non si dimetterà. Andiamo a vedere cosa è successo nel Consiglio. Era inevitabile che il Consiglio Comunale di oggi diventasse l'arena di uno scontro sul caso delle intercettazioni pubblicate dai quotidiani ieri, quelle in cui si parla del divieto di balneabilità nel mare di Pescara e della richiesta di dimissioni da parte dell'opposizione verso il sindaco. La seduta si apre con l'intervento del consigliere di Forza Italia, Vincenzo D'Incecco. Io le chiedo cortesemente di anticipare le interrogazioni rispetto alle mozioni, per dare la possibilità di discutere probabilmente anche di un'interrogazione del genere che sono presentare su quello che è accaduto in questi giorni che abbiamo letto nei giornali. Quindi chiedo all'Aula se è d'accordo, e io credo che sia un atto dovuto, c'è anche della presenza di tanta stampa e dei cittadini che sono. All'avvio del Consiglio Comunale, fatto l'appello, presenti in 21 su 33, tra gli assenti ci sono sindaco di Pescara e vice sindaco, e così a intervenire è la consigliera 5 Stelle Enrica Sabatini. Allora io mi chiedo se c'è ancora una legittimità e credibilità di quest'Aula a votare qualunque atto. Dov'è il sindaco?
Io voglio sapere, Presidente, dove sono il sindaco e il vice sindaco, dove sono, devono venire a rispondere alla città. Questo consiglio comunale non può votare nulla, non può votare nulla. Da qui in poi si apre la bagarre con il sindaco che arriva, anche se in ritardo, e risponde personalmente alle accuse del centrodestra e alle richieste di dimissioni immediate. Questa vicenda si è conclusa con un procedimento di archiviazione nei confronti del sottoscritto. Per quanto mi riguarda, essendo come sempre per formazione culturale abituata a che i processi si svolgono nelle aule di tribunale, ritengo che quella sia la sede in cui i medesimi vanno svolti. Lo pensavo prima e lo penso ancora oggi. Ho già espresso il mio parere circa quanto sia meschino e odioso questo meccanismo da cui rifuggo con desolato stupore. E tuttavia mi viene da interrogarsi a me questa volta nei confronti di questi solerti interroganti. Cosa possano dire circa la loro storia amministrativa? Al sindaco poi escono anche alcune osservazioni sulla ex giunta di Pescara e il riferimento va a Luigi Albore Mascia, indagato per il caso La City, che lo metterebbe, secondo Alessandrini, sullo stesso suo piano, e qui ad intervenire proprio Mascia. Essendo stato sindaco di questa città per 5 anni, mi sento chiamato in causa da questa considerazione che ha natura politicamente menzionera. Io le posso dire che forse l'unico problema davvero che non mi ha toccato in 5 anni, forse perché sono stato fortunato, forse perché sono stato bravo, forse perché la divina provvidenza, almeno in questo, è stata dalla mia parte, è stato l'inquinamento del mare. Urla e grida anche dai cittadini intervenuti, tra cui i lavoratori di Attiva, e la seduta viene sospesa con la richiesta di una conferenza dei capigruppo da parte dei grillini. Seduta che non viene concessa in tarda mattinata, nuova sospensione del consiglio causata da una protesta dei lavoratori di Attiva entrati in aula. Andiamo a Teramo ora, mattinata prima in procura e poi al carcere per il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. Andiamo a vedere il resoconto della giornata nel servizio di Paolo Renzetti. Mattinata teramana per il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, che ha visitato il carcere Castrogno assieme al sindaco Maurizio Brucchi e all'onorevole Paolo Tancredi. Con i vertici del penitenziario teramano si è parlato dei nuovi progetti posti in essere e anche del sovraffollamento, che non rappresenta però più un'emergenza. Ma il sovraffollamento è un problema superato, ce lo ha riconosciuto anche l'Europa. Sono qui a visitare questo carcere, che è uno dei più complessi che abbiamo nella nostra regione, e particolare attenzione porrò proprio alla parte che riguarda le donne, all'asilo nido che c'è in carcere. Io so che questo carcere è oggetto di una importante progettualità e quindi mi farà piacere vederla con i miei occhi. Prima della visita al carcere, il sottosegretario si era recato a Palazzo di Giustizia, dove ha incontrato il procuratore di Teramo Antonio Guerriero e i presidenti del Tribunale dell'Ordine degli Avvocati Giovanni Spinosa e Guerino Ambrosini. Tema dei colloqui, soprattutto la cronica carenza di organico. Il sottosegretario ha mostrato competenza e consapevolezza delle criticità particolari di questo Tribunale. È un tribunale di frontiera, perché è un tribunale che dichiara 225 sentenze di fallimento in un anno, con una percentuale abnorme di istanze di fallimento, quindi un rigore assoluto nelle dichiarazioni di fallimento, e lo specchio di un territorio che ha un tessuto produttivo in spaventosa difficoltà. Il Tribunale di Teramo ormai è al limite, non riesce più ad andare avanti. Noi abbiamo cancellerie che aprono 2 volte a settimana solo per 3 ore e quindi ci sono grossissimi problemi. Andiamo avanti a Pescara. Oggi c'è stata la visita del segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia, Gianni Tonelli, dopo 62 giorni di sciopero della fame.
Si è chiuso in uno sciopero della fame di 62 giorni Gianni Tonelli, il segretario generale del SAP, sindacato autonomo di polizia, che ha protestato contro i tagli del governo che hanno portato oggi le forze dell'ordine a trovarsi ridimensionate in numero e con dotazioni scarse per quanto riguarda la sicurezza degli uomini. Sono contento che non siano serviti, perché la patente, se mi dovesse chiamare oggi qualcuno di sensibilità umana, chi non ce l'ha, di sensibilità politica e avvedutezza istituzionale, non gliela voglio dare a nessuno al 61esimo giorno dopo che ho patito in maniera disumana per 60 giorni e ho perso 24 kg. Io non gliela voglio dare. A interrompere il suo sciopero è stato l'intervento dei medici, che hanno visto un danneggiamento troppo invasivo per il suo corpo, ha perso 24 kg e nel frattempo non ha ottenuto nessuna attenzione né dal ministro dell'interno Alfano né dai membri del governo Renzi, ma dice lui, questo è quello che volevo dimostrare. A me interessava dimostrare alla Nazione Italia, nonostante la censura di Palazzo che ha agito in maniera molto forte, avevo puntato ancora prima sullo strumento di democrazia che definisco un po' anarcoide come quello dei social, ma sono arrivato a 50 milioni di bacheche, che significano 45 milioni. Abbiamo un'interazione che va dal 3 al 6%, cioè 10 volte superiore a quella normale, e ho dovuto cancellare soltanto 70 commenti sconvenienti, di cui 50 localizzati in Toscana e da fake, che sono profili farlocchi. Significa, su 50 milioni di bacheche raggiunte, 20 commenti negativi, avere universalmente consenso, anzi quasi quasi viene il dubbio che il messaggio sia umano. Una denuncia forte che parte con un monito rivolto ai giornalisti di Pescara, nel quale dice: chiedete a questi uomini in che condizioni sono i loro caschi di sicurezza, vi diranno che sono marci dentro, hanno 30 anni. Chiedetegli quando scadono i loro giubbotti antiproiettili, ve lo dico io, sono in scadenza. Ora chiedetegli se in dotazione hanno armi tipo l'M12, più recenti del 1978. Questa è la nostra condizione oggi, mancano 45.000 uomini alle forze dell'ordine e la mia protesta ha avuto come obiettivo quello di far sapere a tutti la nostra condizione. Ho avuto il coraggio di mettermi contro questo sistema per cercare di risvegliare queste coscienze della gente. La giunta regionale d'Abruzzo è pronta a bocciare la riconversione produttiva della Power Crop di Avezzano, riconversione sottoscritta il 19 settembre del 2008 e ritenuta dall'esecutivo non più di pubblico interesse, quanto si legge in una nota del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca, che ha commentato: un risultato importante per la Marsica e per il Fucino. La regione, ha concluso Mazzocca, è impegnata a salvaguardare i livelli occupazionali degli ex lavoratori dello zuccherificio di Celano e sta anche lavorando per il piano di assetto naturalistico atteso da 16 anni. Andiamo avanti, brutte notizie per i cittadini di Sulmona, il punto nascita dell'ospedale Peligno chiuderà. Il punto nascita di Sulmona chiuderà. Al momento non sembrano esserci delle soluzioni alternative, neanche secondo il neo manager della ASL, Rinaldo Tordera. La partita per salvare il punto nascita di Sulmona non è definitivamente chiusa, anche se le speranze di tenerla in vita sono davvero ridotte al lumicino. Il punto nascita di Sulmona temo che vada chiuso, mi pare che non ci siano alternative, però se questo deve capitare è anche vero che il nostro impegno, come ho già assicurato prima al sindaco di Sulmona e anche al commissario, al sindaco di Castel di Sangro, noi vogliamo fare in modo che tutta la provincia abbia una risposta adeguata all'esigenza di sanità della gente. Questa è l'unica cosa che conta. Il TAR, come ricorderete, a fine gennaio bocciò anche il ricorso del comune di Sulmona. L'unica cosa in realtà che potrebbe salvare il punto nascita è lo status di area disagiata, ma al momento la situazione appare davvero molto complicata. Torniamo a Teramo, viene definito un enorme regalo quello che l'amministrazione comunale potrebbe fare alle compagnie telefoniche con la riscossione dei canoni anticipati per 6 anni in cambio di una riduzione del 40% degli stessi canoni. Il Comune ha deciso di tagliare circa il 40% sugli affitti alle compagnie telefoniche e incassare ben 6 annualità anticipate, e porteranno nelle casse del Comune ben 640.000 euro, però regalando alle compagnie altri 400.000 euro. Ecco, noi non abbiamo un'indicazione certa su come verranno impiegate queste somme. Noi pensiamo che vengano utilizzate per le manutenzioni, però vogliamo un cronoprogramma serio, chiaro e dettagliato e soprattutto fruibile da tutti online, perché queste sono somme
dei cittadini, che devono tornare in servizio ai cittadini, e non vogliamo che vengano buttati o che spariscano in altri modi poco chiari. Questa è la chiarezza che noi vogliamo sui conti pubblici e sulle somme intascate, ovviamente anche a discapito delle prossime amministrazioni per i prossimi 6 anni. Loro anticipano tutto ora, l'amministrazione potrà spendere tutto ora, e noi vogliamo anche capire cosa avranno da dire anche i consiglieri di maggioranza, che in queste settimane, in questi mesi, sono rivelati molto critici con l'operato amministrativo. Vogliamo sapere se chiederanno trasparenza sull'uso di queste somme. A Roseto partiti i lavori in via Colombo, lavori che proseguono tra le polemiche dei residenti, a cui risponde il sindaco Ennio Pavone. Sindaco, iniziano i lavori di riqualificazione in via Colombo, arrivano le ruspe, come si suol dire, ci sono anche però un po' di polemiche. Rispettiamo ovviamente le opinioni di tutti, ma polemiche sterili di chi contesta sempre tutto e tutto, purché non si faccia niente. Noi invece abbiamo impostato questi 5 anni di amministrazione nella politica del fare e di dare delle risposte. Via Cristoforo Colombo è una via che andava riqualificata, andava messa a posto. Noi l'abbiamo fatto, stiamo facendo questo progetto che modificherà sostanzialmente in senso positivo, a nostro parere, quello che è oggi via Cristoforo Colombo, dove i marciapiedi sono divelti, dove i pini con le loro radici hanno alzato i marciapiedi ed è inguardabile, e dove si dà uno sfogo anche ai parcheggi, maggiori parcheggi per quanto riguarda la zona centrale della città, la riqualificazione di tutta la via, e crediamo che sia sicuramente un'immagine per migliorare in maniera positiva l'immagine della nostra città, che vive di turismo e che deve essere presentata sicuramente sempre più bella. A proposito di parcheggi, quanti posti pensate di ricavare? Questi se ne aggiungono circa 70-75 posti aggiunti. Poi in base sempre per quanto riguarda la questione dei parcheggi, c'è questo progetto che è stato presentato da un'azienda, questo Project Financing, che potrebbe portare anche a tanti altri parcheggi nel centro della nostra città. Abruzzo in cima alla classifica italiana per quanto riguarda il rischio contraffazione delle imprese artigiane, quinta in tutta Italia. Nella regione Maglia Nera, la provincia di Teramo, sono questi i dati allarmanti diffusi dalla Confartigianato abruzzese. Abruzzo, quinta regione in Italia per rischio contraffazione. La Confartigianato regionale rilancia l'allarme sul commercio abusivo e sui prodotti taroccati che minano la competizione sul mercato. I dati, elaborati dal Centro Studi Nazionale della Confederazione Artigiana, sono impressionanti, con un'impresa su 5 in Abruzzo esposta al rischio contraffazione. 1.439 imprese, pari al 19,7% del totale manifatturiero, su 7.303 attività. I settori principalmente interessati sono l'abbigliamento, il tessile, la gioielleria e le calzature. A livello territoriale, la maglia nera spetta la provincia di Teramo. Le imprese maggiormente esposte sono 700 e rappresentano il 33% del totale. Seguono il pescarese, la provincia di Chieti e l'Aquilano. A livello nazionale le imprese esposte alla contraffazione sono 63.025, pari al 19,8% del totale, un dato percentuale in linea con quello abruzzese. Vengono persi 9,9 miliardi di euro e 88.000 posti di lavoro. Davanti all'Abruzzo solo Toscana, Marche ed Umbria. Le situazioni migliori in Italia sono in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Sicilia. Il nuovo statuto dell'Enasarco, la cassa previdenziale degli agenti di commercio, apre alle elezioni per l'Assemblea nazionale dei delegati. Ieri a Teramo si è tenuto un convegno organizzato dall'Associazione Agenti Teramo Senza Confini. Una nuova primavera per l'Enasarco, con noi decidi tu, è il titolo del convegno organizzato dall'Associazione Agenti Teramo Senza Confini e che si è svolto ieri pomeriggio presso l'Università di Teramo nell'ambito della campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati Enasarco, che si svolgerà dall'1 al 14 aprile. La nostra associazione ha una mission, che è quella della tutela e la qualificazione dell'agente di commercio. Noi come associazione vogliamo essere un esempio di innovazione a sostegno della categoria. L'Enasarco è efficace in quanto in questo momento fa oltre 100.000 pensioni l'anno, gestisce oltre 7 miliardi di euro, ma in realtà non risponde alle urgenze che sono quelle, le esigenze di un agente di commercio. Il presidente Enasarco nazionale, Brunetto Boco, ha raccontato i suoi anni di presidenza in un lungo capitolo di crisi economica.
questo consiglio di amministrazione e il sottoscritto che ne è presidente consegna una cassa rafforzata in ordine con risultati finanziari ed economici nel 2015 straordinari, si torna all'attivo previdenziale, abbiamo fatto tutte le riforme che dovevano essere fatte e tra queste la riforma dello statuto che ha rivisto tutti i criteri e le modalità di governance della fondazione, ha innalzato i requisiti di professionalità, di onorabilità ed inoltre ha chiamato direttamente gli iscritti a votare. Adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano, vigilia prima della partenza per il ritiro di Roma per il Pescara. Oggi ha parlato il tecnico Massimo Oddo, che ha smentito le voci circa un suo accordo con la Lazio per il prossimo anno. Oddo è anche tornato a parlare dei problemi che stanno attanagliando la squadra, ha detto è un problema di testa se non si riesce più a vincere. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Massimo Oddo. Questa è una squadra che gioca, gioca sempre, crea, che non è un problema tecnico, non è un problema tattico, ma in questo momento è un problema di testa, di fiducia nei propri mezzi, di attenzione, tutte cose che nascono da insicurezze di testa. Probabilmente l'unico alibi che posso togliere ai giocatori è questo. Quindi è possibile che passiamo a uomo, così ognuno si prende le proprie responsabilità. In questo momento il mio compito è quello di far uscire la squadra da questo momento di difficoltà. Tutte queste voci che girano, le risse negli spogliatoi, lo spogliatoio disunito, lo spogliatoio che non segue più l'allenatore, l'allenatore che firma per la Lazio, per il Sassuolo, per il Chievo, sono tutte... lasciatemi passare il termine, cazzate che si inventano in giro, basta una persona che dice una cosa e poi rimbalza da una parte da destra a sinistra. Intanto mi è arrivata anche a me questa voce, che io sono di Pescara, ve l'ho detto, quindi arrivano anche a me queste cose qui. Sta diventando un alibi anche per la squadra anche quello. Sì, cioè voglio dire, noi sappiamo l'importanza che può rivestire Campagnaro in questa squadra per esperienza, per tasso tecnico e quant'altro. Però a un certo punto i ragazzi devono tirare fuori pure un po' di orgoglio, cioè voglio dire, cioè io se fossi uno di loro mi romperei pure un po' le palle di essere sempre, di nascondersi sempre le assenze, l'assenza di Campagnaro, quando c'è gioca, quando non c'è tiro fuori i coglioni io, cioè voglio dire. Sì, ma il ritiro non è un ritiro punitivo, è un ritiro in cui sicuramente si sta più assieme, abbiamo il tempo di vedere magari dei video, di esaminare i gol presi, di migliorarli, vederli la mattina e magari stare un po' più sul campo al pomeriggio per cercare di limare quelli che sono i difetti. Quindi un ritiro che serve a noi per lavorare molto di più. Virtus Lanciano al lavoro per preparare la seconda gara casalinga consecutiva contro il Perugia, Rocca e in Under 20, ma sarà a disposizione per sabato. Non ci saranno invece Cragno e Di Francesco, entrambi convocati nell'Under 21, pronti Casadei e probabilmente Milinkovic. L'obiettivo è quello di non abbassare la guardia nonostante il momento positivo, lo ribadiscono il difensore Rigione e il team manager Diomede. Sì, una bellissima vittoria. Però dobbiamo essere consapevoli che non abbiamo ancora fatto nulla e continuare su questa strada. E c'erano tutti gli effettivi a disposizione, eppure Primo Maragliulo ti ha riconfermato al centro della difesa e lo stai ripagando con prestazioni sempre più convincenti e positive. Sì, sono contento, comunque stiamo facendo abbastanza bene dietro, quindi sono contento che il mister mi dia fiducia e dai, andiamo avanti così. E tra l'altro il trend è molto positivo, il Lanciano nelle ultimissime gare incassa praticamente nulla e quando incassa reagisce sempre bene. Scherzi a parte, stiamo facendo bene, sono contento, anche a Salerno abbiamo fatto come linea una bella partita, abbiamo sofferto sulle palle inattive. Sì, è un momento che ci gira veramente bene, i ragazzi tra l'altro stanno giocando anche molto bene, stanno dando tutto quello che hanno e quindi i risultati vengono.
Però dobbiamo continuare perché non abbiamo fatto ancora niente. Se non continuiamo su questo passo, poi si fa presto a tornare indietro, per cui dobbiamo insistere. E adesso scendiamo in Lega Pro, ovviamente ci occupiamo del derby domani. Il derby del Gran Sasso al Bonolis tra Teramo e L'Aquila. Il tecnico biancorosso Vincenzo Vivarini ha diramato la lista dei convocati. C'è Mirko Petrella che ha smaltito un attacco influenzale. Ancora assente il centrocampista Cenciarelli. La presentazione della gara affidata proprio alle parole del tecnico del Diavolo. Noi abbiamo fatto le ultime partite che non abbiamo preso manco un tiro in porta, cioè non solo ad Arezzo ma anche le altre partite, quindi effettivamente ma mettendo anche dei giocatori più offensivi dietro, perché comunque giocando con un terzino che spinge, giocando a centrocampo anche con giocatori un po' più di spinta, abbiamo quadrato bene il discorso a livello tattico. Il problema è in questo momento qua ci sta girando male, perché non è che possiamo dire di non creare, perché abbiamo contato quasi 9-10 tiri in porta lì ad Arezzo, insomma una partita fuori casa, è tanto, certe volte si fanno un tiro, due tiri e vinci la partita. Purtroppo è un movimento così, dobbiamo accettarlo e cercare di migliorarci ancora e lavorare ancora con più determinazione per ottenere di più. Ma io sti calcoli non li faccio mai, non li facevo nemmeno l'anno scorso. Io penso che dobbiamo vincere almeno due partite, penso che con due partite la quota salvezza dovremmo raggiungerla. È una squadra che ti può colpire in contropiede, è una squadra che ha delle individualità che in velocità ci possono mettere in difficoltà, e quindi dobbiamo tirar fuori la nostra attenzione, il nostro piglio, e dobbiamo cercare in tutti i modi di non farli ripartire, quindi una partita molto accorta sotto questo aspetto qui, e poi dobbiamo essere bravi a fare gol. L'Aquila è una squadra che comunque le qualità ce le ha, oltre a San Domenico, quindi per me ci vuole una grossa prestazione nostra per fare il risultato. Fibrillazione all'Aquila in vista del derby di domani. La società si appella ai tifosi per sostenere la squadra per un match sicuramente decisivo per il futuro dei rossoblù in chiave salvezza. L'Aquila Calcio si appella ai tifosi in vista del derby infrasettimanale con il Teramo. Un match che si annuncia come un vero e proprio spartiacque per la stagione dei rossoblù, reduci dal buon punto casalingo conquistato con il Pisa. In città monta la febbre da derby, come ci conferma il DG dell'Aquila Calcio Fabio Guida Aureli, e con decine di tifosi che nelle ultime 24 ore si sono affollati presso la sede del sodalizio aquilano per sottoscrivere la tessera del tifoso. Sì, non solo tra i tifosi, ma per la squadra, per la società, è un derby, l'unico derby che abbiamo nel girone, e sicuramente vogliamo fare la nostra bella figura in un momento anche abbastanza delicato, perché veniamo da una bella prestazione, un punto preso con il Pisa e precedentemente due sconfitte consecutive che avevano lasciato sicuramente l'amaro in bocca. C'è tanta voglia di riscattarsi e anche per questo vogliamo in qualche maniera che la città ci segua, segua la squadra, venga sugli spalti dello stadio Bonolis di Teramo. Ricordiamo che non è possibile avere l'uno più uno classico per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, ma tutte le persone dovranno essere munite ad essere il tifoso. Per questo motivo la nostra società ha organizzato attraverso la segreteria la possibilità di avere le porte aperte per fare tessere del tifoso tutta la giornata odierna e anche domani mattina, mercoledì, fino alle 12.30 per quanto riguarda tutti i ritardatari dell'ultimo minuto che vorranno sottoscrivere la tessera del tifoso provvisoria per poter acquistare il biglietto per Teramo, che potrà essere fatto anche al botteghino del settore ospiti domani allo stadio. Mi raccomando, stiamo uniti alla squadra, stiamo uniti anche perché è bello poi seguire la squadra, la trasferta è vicina e cerchiamo di trasmettere quel calore che in questo momento abbiamo bisogno noi, ma soprattutto ha bisogno la squadra.
È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito fino ad ora e vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Buona giornata.